ferito, che bello che già le fiamme, ho colpito sempre più in po', non mi resta sempre più, senza lui sono finito, oh ma che quello che è, se lui non si sente, sulle penne non si sente, non può pure farlo giù, ah ma non lo farai. Thank you.
cantare. E quando il sole scende fuori, mi sento fuori cantatori. La sera ma solamente la fanno nera e fanno solo la prima sera. Si unisce con l'istrione, il pirizzo, c'è che le mie.
parlando. Parlo di tutto in allegria e ogni storia dico la mia. Parlo di mogli, di infedeltà, di chi è cornuto e non lo sa. E dei burini coltivatori che poi alla fine sono i migliori. In tutto questo c'è una ragione e ad ogni cosa una spiegazione. Per i cornuti non c'è speranza, crescono come la misticanza. Per le puttane, bello tardone, c'è sempre quello che si propone. Poi c'è il Viagra per l'uomo mesto che si impasticca e diventa tosto. Io vi saluto e vado via, che entro il burino per l'allegria. Che è successo? Sei o non sei un burino? Burino, si fa presto più burino, ma i burini vedi, quelli di una volta, basta fare bene. Una volta era una razza in via di estinzione. Una volta si diceva il mondo si divide i romani e i burini, ma invece sono tutti burini. Ma burini finti, di plastica, quelli che se la sera gli leggono la televisione si ammazzano. Ma che ti pare che a mio padre gli serviva la televisione? Tanto non ce l'aveva. Poi quando si è sposato gli hanno regalata una, l'hanno messa sul comò e ogni tanto lui e mia madre gli davano un'occhiata. Ma per capire che la donna accende, sono passati 7 anni, per questo mi chiamo Settimio, che se scoprivo la televisione un anno prima, ma mi nascevo, il frigorifico, e ci si poteva avvicinare, mia madre mi scioccava le mani, una volta di nascosto piano piano l'ho aperto e la morto. Vado da mia madre e mi dice, ma il frigorifico è vuoto, e lei non sa metterci niente che sarò io. Però c'erano gli animali, c'erano la vacca, il mulo, il maiale, che per noi erano conversioni di famiglia, e di fatti li chiamavamo per nome Peppa la vacca, Ciccio il mulo, Zio il porco, porzio. Quando lo dovette ammazzare le salsicce sue, rimasero appese per 3 mesi, nessuno c'era il coraggio di mangiarsi. Alla fine mio padre gli dato un mozzo che piangendo mi sono parte mangiando un panetto. Parentela di sangue, anzi di sanguinaccio. Quelli erano burini, no, quelli erano il vino, ma che vino quello d'oggi? Noi portavamo lui a tutti insieme, poi piede per questo il vino veniva buono, perché il piede saporiva il vino e gli dava quel vapore del pecorino dei piedi della orta, che oramai purtroppo si è perso, perché il sapone ammazza il sapore. Poi i burini si sono tutti ciopilizzati. Ma pure loro si fanno il piercing. Piercing, quella cosa per cui tu vai da uno che ti infila un pezzo di ferro nella ciccia e tu dici di menaglie ed è un risorto. Per cui certe burine, per essere moderne, si fanno bucare la lingua e nel buco si fanno mettere una pallina di ferro. Si fanno bucare l'ombelico e nel buco si fanno mettere un gancio. E il naso e nel buco si fanno mettere l'anello. Che poi tra altri buchi, e non dico quelli che si fanno mettere. Ma voi ci pensate che oggi passa un piercing, costa pure un sacco di soldi, con la crisi che c'è? Come si fa con la crisi? Io per la crisi mi sono inventato una grande cosa. Dici che ti sei inventato? Io la notte dormo con l'occhio aperto e l'occhio chiuso. Con una mano sotto alle lenzuola, la mano sopra il comodino, con la penna pronta, con un foglio di carta, dico, visto mai che sono di qualche punto. Io l'altra notte mi sono sognato il numero, dici quale? Tutti su una notte un libro di calcio, che se un po' disgraziato del punto, parente tuo, che lo vuota tutti, tu ti devi comprare la calcolatrice. Certo, una volta era semplice, io una volta mi sono sognato mio nonno, ha dato per il numero all'otto, 7, anche tranquilli, sono usciti ma manco per prendere il mal di testa, perché il mal di testa oggi ti viene solo a pensare a tutti i milioni che tu potresti vincere, che dici che c'è il jackpot, ogni settimana un jackpot, sì, che in britannico vuol dire che culo. E di fatto al paese mio uno che vince tutti questi milioni gli si dice subito certo che c'è il jackpot come un'ora di notte, al quartiere mio, che si parla solo di milioni, di traulico mio, per sturarmi il cesso, mi ha chiesto 1.000 euro. Dice, ma come, c'hai messo 10 minuti in bene per lui? In quei 10 minuti potevo riempire una schedina e vincere 100 milioni di euro.
200 miliardi delle vecchie lire, così la finivo che sta mezza di stronze. E mi ha pure guardato. Ma voi dite una cosa, ah, brava stronza. L'applauso l'ha cercato. Ma poi io dico una cosa, ma se io non mi sbrigo a vincere 100 milioni di euro, ma che cosa mi fanno a me? Che mi fanno? Beh, facciamo due conti. Dunque, se vinco 100 milioni, la metà ai figli miei. Ci vede una cosa? Ma quanti figli c'hai? Nessuno! Ma se vinco 100 milioni di euro, sai quanti figli della mignotta escono fuori? Io sono 50 che se ne vanno. 20 a mia moglie. Il 10 all'amante di mia moglie che sale un lascio di portare via perché paura i costi. Mi sono andiamo a mancare 20 milioni, chi ci fai? Ma questi ciò. Qualche opera del bene, qualche telefonata allo 00555588 dal vivo, chiamaci! E mi rimane sì e no una milionata. Ma vuoi fare che io per un milione, ma io manco mi ci spreco al trattato qui, ma manco mi ci spreco! A riempire la schedina, lo sapete che faccio? Mi invento un altro sogno, che so, che stiamo in Italia, che le tasse diminuiscono, gli ospedali funzionano, ma quello altro che Jack e Bob, quella sì che sarebbe una gran guata.